nella difesa dei diritti. Nella difesa dei diritti e vuole il cittadino informato. Bene, io ora ascoltavo Gino e ho ripreso alcune frasi. Dico, noi siamo contro le politiche di sottrazione, come hai detto bene tu. Di conseguenza, vedendo quello che sta succedendo, ma già da tempo, non è ora perché già da tempo c'è dismissione totale del sistema ferrato, viene puntualmente colpito il trasporto navale, cioè, questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Quindi noi pensiamo di condividere pienamente quello che verrà fatto e sposare le vostre tesi. Noi saremo sempre presenti, siamo stanchi di sentire continui annunci politici, appunto per ultimo citavamo Garofalo che mi ricordo che ha detto che il sistema deve essere potenziato e avrebbe fatto di tutto affinché si mettesse in essere queste azioni. Ad oggi questo non corrisponde a vero, anche perché stamattina ho letto appunto l'articolo dove i pullman, i famosi pullman delle RFI, insomma della società RFI, si imbarcano con un traghetto privato. Non va bene per me perché si annullano i diritti essenziali e sanciti dalla Costituzione della continuità territoriale. Assolutamente, è impossibile non condividere la pietà, assolutamente. Noi siamo ugualmente e parimenti agli altri coinvolti, anche se con ritardo sull'iniziativa. Vorrei anche dire che confliggere con le istituzioni diventa necessario qualora non si venga ascoltato, e questo mi sa tanto che è diventato il momento, l'unico strumento per poter cominciare a alzare l'asticella e farsi sentire anche presso le istituzioni. Coinvolgere la popolazione che spesso è disinformata, disinteressata, soprattutto disinteressata, quasi indifferente, ed è stata una delle cose che ultimamente, cioè, da sempre, diciamo, il popolo siciliano che non si è mai, come dire, posto a difesa dei propri diritti, si è visti sottrarre senza battere ciglio. È il momento di cominciare a porre l'accento sulle questioni vere, serie, importanti. La Sicilia viene depredata quotidianamente da diritti, funzione, insomma, il peso politico siciliano e dei siciliani viene sempre continuamente sminuito. Oggi è la sottrazione della mobilità sullo stretto, domani sarà, è sotto gli occhi di tutti, domani non si potrà muovere neanche sulla gomma perché tratti autostradali praticamente inesistenti, diventano trazioni di montagna. È semplicemente indecoroso per una regione che si vuole, come dire, porre come centro di turismo, accoglienza, eccetera. Siamo noi il terzo mondo in queste condizioni. Non siamo parte di un'Europa che si vanta di essere, come dire, all'avanguardia. Noi siamo veramente dimenticati da tutti. Un sussulto d'orgoglio diventa necessario in questo frangente per potersi far sentire.